Dottor Calcare, siamo in leggero ritardo perché tu, come il ricco epulone, stavi gozzovigliando alla porta accanto. Ciao circolo direttori, ciao Torino, madonna che freddo che fa, che città dickensiana stasera, veramente, una temperatura, tu dici invece che a Roma fa caldissimo. Io sono partito e facevo 22 gradi comunque, e peraltro sono partito sapendo che avrebbe fatto freddo, quindi con i calzini pesanti e tutto stavo schiumando. Infatti sei arrivato con il paletò proprio, e comunque io domani reciprocherò la cosa, perché siccome non mi fido di questo forecast meteorologico, scenderò a Roma come Totò, cioè con il colbacco e parlando in lingue inventate per aggirarmi per la città. Senti, oh, il Deltarinolo. Perché non abbiamo fatto un pupazzetto della collezione del Deltarinolo? Perché secondo me ho visto più Deltarinolo che amici tuoi in 12 anni che ti conosco. È un personaggio fondamentale. Ma non era dal Deltarinolo che volevo cominciare, caro Michele. Allora, è buffo fare questi... Preparatevele le domande. Però questa sala fa sempre venire voglia di domande ampollose. Cioè sembra sempre di essere interrogati da Umberto Eco. Per cui volate basso, perché lo faremo anche noi. Ciao Nella. Sono costretto a fare un incontro diverso dall'ultimo, perché all'ultimo c'era Nella, quindi non si può annoiare, mi tocca fare un incontro differente. Senti, siamo qui con la scusa di parlare dei tuoi personaggi, ma giriamo attorno a un sacco di cose. Partiamo dal concetto dell'identità, ma non dell'identitarietà, che è una cosa di cui tu parli da un sacco di tempo, cioè le appartenenze, le alleanze, l'identità. Tu in 12 anni hai consapevolmente dosato, cioè proprio hai calcolato le dosi di quanto della realtà di te mettere nel tuo personaggio? Avevi da subito delle regole su cose che non avresti messo in gioco, e questi parametri si sono alterati nel tempo col cambiare delle tue narrazioni e del tuo status di ormai certificata celebrità? Ah, intanto ciao, sono entrato di corsa, però grazie per l'invito al circolo e grazie a chi è venuto qua nonostante le intemperie e il clima ostile. Alcuni sono morti sul portone, okay, stasera. E allora un ricordo a loro. E poi riguardo alla questione dell'identità, in realtà è qualcosa che mi sono posto tantissimo, addirittura conta che all'inizio, quando era uscita la profezia dell'armadillo in versione soltanto autoprodotta, io ho rosicato tantissimo che Matt Cox avesse scritto Michele Rec dentro, non me ne ero accorto, perché l'aveva fatta Matt Cox quell'autoproduzione, io la chiamo autoproduzione assistita, perché i soldi e la vera e propria stampa l'aveva fatta lui, e in qualche modo mi ha bruciato, perché io ero soltanto zero in quella fase lì, e non avevo mai pensato che potesse uscire la faccia mia, quindi in realtà quando era l'inizio dei social, in realtà, e alle prime presentazioni, il fatto che qualcuno avesse messo avesse scattato delle foto, le avesse messe sui social, mi avesse taggato in qualche modo, io prima ero stato molto attento negli anni precedenti, in cui comunque facevo fumetti, diciamo, nel mondo dei centri sociali, degli spazi occupati, ma già col nome di Zero Calcare dal 2002 circa, e però non era mai uscita la faccia mia né il mio nome, e quindi in realtà già quella cosa mi ha messo in grande difficoltà. Quindi il fatto che disegnavi una versione grottesca di te stesso non ti ha allertato al concetto che forse potevi diventare riconoscibile? Vabbè, no. Che cazzo, non è che da quella roba mi si poteva riconoscere comunque, no. Escludo che qualcuno mi avesse mai potuto riconoscere da quei disegni, e però all'inizio comunque ero super vago nelle cose su me stesso, c'erano per esempio tutta la parte della mia identità politica non c'aveva proprio spazio all'interno di quella roba. A volte c'erano dei riferimenti che chi magari apparteneva a quel mondo poteva cogliere, oppure si poteva capire tendenzialmente una bussola valoriale in qualche modo quale poteva essere, però tutta una serie di cose non erano scritte, a parte quelle penalmente rilevanti, ma in generale evitavo. Che abbiamo accertato molti anni fa, sono in realtà facilmente googlabili per chi ha un po' di fantasia. Sì, esattamente. E poi c'erano
tutte quelle, devo dire che quella parte è la parte che è un po' caduta, cioè che alla fine di cui a un certo punto non me ne frega più un cazzo, nel senso che mi sono posto, cioè ho visto quando è uscito Cobain e Calling che si sono un po' riunite le due identità, no? Cioè quella un po' più politica e quella più intima, anche divertente, eccetera, e mi sono accorto che non è crollato il mondo per quello. Ma guarda, facciamo questo segmento iniziale che è sensato, è un po' come nel libro, la parte che riguarda il tuo personaggio è più lunga delle figure degli altri, perché ha senso per capire da dove vieni. Tu lo dicevi sempre che non mettevi la parte politica nelle storie, per esempio quelle del blog, non per quel qualunquismo, cioè per dire quando Shaquille O'Neal disse a Michael Jordan devi diventare un attivista come me, lui disse anche i repubblicani comprano le sneaker, non era questo il tuo ragionamento. Per non farlo, tu pensavi questa roba non interessa a tante persone quante invece si interessano le mie piccole lamentazioni, e effettivamente ti sei accorto che non cascava il mondo se invece contaminavi la narrazione leggera con dei temi più profondi. Però ogni volta che tu sei diventato un po' più famoso per qualcosa, ogni volta che abbiamo sentito uno scatto in avanti di riconoscibilità, ti si è espanso il pubblico e tu hai sempre riso del fatto che arrivava anche gente tipo le croci celtiche nella foto profilo di Facebook e dicevi vediamo mo' quanto ci mettono a capire che sono diventati fan di uno che non gli piace in realtà. Ogni volta che c'è stata questa espansione, poi c'è stato solo un riassorbimento perché quelli che non si ritrovavano nella tua narrazione se ne andavano, o è cambiato qualcosa nel tuo pubblico e nel tuo modo di porti verso il pubblico? Tutte e due le cose, nel senso che secondo me c'è stata una parte, io ogni volta che faccio qualcosa di grosso, che può essere un libro che va bene o la cosa su Netflix o propaganda live quando c'era Rebipa Quarantin, c'ho questo fenomeno che dici a cui segue dopo qualche mese a un certo punto un episodio che fa dire a tutti ah oh, non ti seguirò mai più, sei una zecca di merda, non me lo sarei mai aspettato da te, brucerò tutti i tuoi libri. Adesso nella vicenda di Lucca qualcuno mi ha detto non verrò più ai tuoi concerti penso un po' forse allora qua aspetta, va fatta una disamina. Ci siamo accorti che il primo giorno dell'annuncio del non verrà a Lucca commentavano i fan veri, alcuni dicevano no mi rode vengo, altri dicevano no vabbè però rispetto i tuoi valori hai fatto bene. Il giorno dopo sono arrivati i facinorosi e poi sono arrivati quelli che non sapevano niente, l'avevano sentito di terza mano ed erano convinti che lui fosse un trapper di Re Bibbia e quindi dicevano era molto cancello i tuoi questo. Album da Spotify, esatto. Ma a te ha fatto cambiare le cose? Cioè ti ha fatto ragionare diversamente su come andavi verso il pubblico? In questo episodio specifico o in generale? No, quando no, succedono? Le espansioni di pubblico generico. No, mi sono reso conto che a un certo punto comunque intanto questa espansione del pubblico necessariamente ti mette di fronte a fare una scelta, nel senso o decidi che tu quel pubblico te lo vuoi tenere tutto integralmente e allora però decidi di sterilizzare il tuo discorso il più possibile in modo da non confliggere con nessuno, oppure entri nell'ottica che comunque sia ci saranno una serie di persone a cui quella roba che dici non piacerà, non è la fine del mondo, qualcuno non te leggerà più, qualcuno, io comunque uso sempre questo esempio, cioè uno solo di tutti i gruppi nazisti che suonano, ce n'è uno solo che secondo me suona bene e io lo ascolto nel segreto della mia cameretta talvolta, ma non è che gli mando le mail per dire ah i vostri testi mi fanno schifo, è una mia contraddizione e in qualche modo me la tengo per me e credo che anche dall'altra parte ci sarà qualcuno che penserà non mi piace quando parla di certe cose eccetera, però non gli posso spaccare il cazzo tutte le volte che dice una cosa e quindi penso che esiste anche quel fenomeno lì, qualcuno che in qualche modo fa una pausa, mi piace pensare a qualcuno che ti legge in segreto come se tu fossi un porno. Ma secondo me ci stanno, cioè sono qualcuno ogni tanto mi ha anche scritto che si vergognava di dirlo ai suoi amici, quindi insomma lo so che è così. E però questa, devo dire che mi sono sentito un po' più tranquillo col tempo, nel senso ho un po', intanto ho capito che quella cosa che ti dicono le guardie quando gli dicono se c'hai del fumo tiralo fuori te prima che te lo troviamo noi è meglio eccetera, questa cosa dominare la narrazione dei propri scheletri nell'armadio è comunque una cosa buona se uno ha la possibilità di farlo, e quindi a un certo punto ho cominciato io stesso a dire anche le cose magari che hanno fatto parte
rapporto, che fanno parte della vita mia, più spinose o controverse, è meglio se ne parlo io, le spiego e ognuno poi fa i conti con questa cosa. E poi c'è invece una parte di roba intima che sicuramente nel corso del tempo mi sono un pochettino sciolto su alcune cose, nel senso che prima parlare di cose molto personali mi metteva a proprio disagio a me, adesso ho capito un po' meglio, mi sento un po' più tranquillo su alcune cose, ho capito che di alcune cose non voglio parlare, ma faccio sempre esempio perché è quello più macroscopico, perché è quello che poi si vede, che ogni tanto qualcuno mi chiede, eccetera, sulla vita sentimentale. Non è che io negli ultimi 12 anni non ci ho mai avuto una vita sentimentale, eccetera, però sono cose di cui spesso non mi è andato di raccontare in pubblico e darle in pasto al pubblico, eccetera, un po' perché penso che riguarda anche altre persone, e poi quello che in quel momento ti sembra magari molto bello, nel momento in cui finisce in tragedia e quella roba rimane una pietra miliare, eppure l'altra persona si ritroverà per sempre raffigurata all'interno di una roba, cioè insomma, diciamo, mi sembra pericolosa come cosa, quindi è una cosa che tendenzialmente evito, è questo. Dopo questa allusione alla tua vita sentimentale, delle signore in età pensionabile stanno strappando dalle pareti di casa loro, della cameretta, i poster tuoi, lo sai? Guarda, penso che sul fatto che a livello di compiacere il pubblico non hai mai fatto particolari compromessi, credo di averlo vissuto sulla mia pelle, perché comunque, non so, diventi famoso con una tenera rom-com animata e te ne esci con un libro sugli Yezidi, sei apprezzato da una cross-section demografica che va dai 12 anni agli ultra sessantenni di tutte le fasce sociali, e difendi uno che sta al 41 bis, per cui tutto sommato non compiaci particolarmente il grafico delle vendite normalmente. Mi fa sempre molto ridere, cioè io ho fatto alcuni dei fumetti che mi sono stati chiesti e che io ho fatto con abnegazione, pensando porco due, ma perché mi devono chiedere sta roba, ma pensavo che era giusta, e quindi l'ho fatto, certo. Penso che sono tra le cose che hanno meno consenso in questo paese in assoluto, anche tra i miei lettori stessi, che un po' si sono tutto sommato anche un po' scremati, un po' liberati, quindi su tante cose la pensiamo nello stesso modo con tante delle persone che mi leggono, non su tutto, e veramente alcune di queste cose sono quelle che hanno veramente meno consenso possibile, però comunque mi dicono questo venderebbe su madre, porco due, cioè. A me sono la comfort zone, siccome ultimamente da un po' prima di Lucca ho solo commenti cattivi sul Facebook Bao, perché se faccio coming out io gestisco il social dei boomer per Bao, quindi ho tutti i cospirazionisti, quelli che alternano l'uno al punto esclamativo. Almeno quando io rimbalzo, hai fatto la storia per Cospito, hai fatto la storia sul caso di Ugo Russo, dico allora la mafia va bene, e io penso te volevo. Tu so di cosa ti lamenti, sei un idiota, ma ti aspettavo. Tutto sommato, quando invece non capisco se si stanno lamentando perché non hanno avuto la cover variant, o se io fiancheggio Hamas, là ho più confusione, tutto sommato, quindi è peggio. Senti, però sei anche estremamente idolatrato, delle volte in una maniera... Vai. No, allora il singhiozzo, allontano il microfono perché stavo per fare un singhiozzo e l'ho ritirato su perché avevo singhiozzato in silenzio. Non volevo, scusami. A volte ridiamo insieme del livello di idolatria che ti viene tributato a caso, che è dello stesso tipo di quelli che credono che tu faccia dischi o concerti, cioè tutto sommato è abbastanza cieco. Io sono della generazione che ha visto dei bambini nascere che si chiamavano Suelle o JR per via di Dallas. Hai già conosciuto dei piccoli Secco, dei piccoli Zero? No, per fortuna no, ma a me mi basta, spero, cioè non so se qua in sala c'è qualcuno, e lo stavo dicendo anche prima a cena, la questione dei tatuaggi con i personaggi miei. Io ho il terrore che le persone si facciano i tatuaggi proprio perché ho l'impressione che magari si li sono fatti dopo che hanno visto strappare lungo i bordi e pensano oh, che bella storia d'amore, oh pur io faccio, pur io che cazzo ne so, non so scegliere la pizza, adesso mi tatuo la faccia di questo. Poi magari dopo un mese tu sarai uno di quelli che diranno non te leggerò mai più, e c'hai la faccia mia tatuata qua sopra, eccetera. Cioè cerco sempre di spiegare alle persone, guarda, se vuoi prima ci incontriamo, parliamo per mezz'ora di una serie di temi divisivi e
capisci se questa roba la puoi fare o no. Boh. Guarda, io ti ho visto una volta scrivere una O al posto di una A alla fine di un nome in una dedica, e per non farci un frego sopra hai fatto diventare quella O una perla di un giro di perle su un collo gigantesco che era tutto attorno alla dedica. Se un giorno ti appare uno tatuato come uno Yakuza e al centro c'è un disegno tuo, forse ti vuole uccidere, te lo dico. Può essere. Ma io me lo aspetto, forse in parte lo auspico. Non so. E il messaggio per eventuali attentatori è: un colpo secco e prendete bene la mira, per favore. Però se potete colpire due persone contemporaneamente, fate un favore a due cristiani. Basta che non me lasciano in 6 rotelle. Esatto. Sì. Andiamo in pensione prima, sì, se possibile. Una domanda tendenziosa, ma che porta ai personaggi. Tuo padre ha fratelli? Mio padre ha 2 sorelle, se non sbaglio. Ok, la domanda è: ci sono parenti che ti hanno detto perché a me non mi hai mai messo nei fumetti tuoi? Sì, questa cosa va in streaming? Sì, 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 molto vago. E rimarrà? Non lo so. Ok. Possiamo fare il trucco Max Pezzali e far togliere dei pezzi. Allora, ci sono dei... mancano dentro la mia narrazione praticamente tutti i miei parenti che non sono quelli più stretti. Non è un caso. E no, qualcuno sì, ma io allora c'ho l'impressione che nella mia famiglia delle persone abbiano avuto delle grosse difficoltà a capire che cazzo facevo io nella vita per tanto tempo, nel senso che c'ho parenti che a un certo punto sono andati via da Rebibbia perché gli sembrava che altri quartieri fossero più chic, parenti che sono rimasti a Rebibbia con delle idee molto chiare, con dei cugini che hanno idee molto chiare di che cosa fare, eccetera, e che in qualche modo si affermavano mentre io continuavo a lavorare un mese all'aeroporto, un mese come traduttore, un mese a fare ripetizioni, eccetera. Quindi insomma c'è stato per molto tempo non si è capito bene che cazzo facessi io, e quando poi e non c'avevamo un grosso rapporto, quando poi invece questa cosa dei fumetti in qualche modo è diventata un po' di dominio pubblico, e quindi magari loro c'avevano, qualcuno diceva ma che tuo cugino è coso, eccetera, a un certo punto sono diventati tutti molto ansiosi di comparire dentro i fumetti, ma in realtà io è un favore che faccio a loro non nominarli mai. Ma infatti non te l'ho chiesto perché volevo... Non tutti, c'ho anche dei cugini buoni. Non volevo farti completare l'albero genealogico, però ogni volta che parliamo del tuo cast basato su persone reali viene fuori che quelli più rappresentati non leggono niente di tuo, quindi non sanno come li tratti, a meno che tu non li interpelli per specifiche narrazioni per cui c'è bisogno del loro input. Attorno a te insegnavi a ragazzini che non hanno mai letto i tuoi fumetti pur avendoli sul comodino. Mi sembra che tu sia incredibilmente famoso per uno che è ignorato da tutti quelli che ha attorno. A Rebibbia, tutto sommato, stai seminando bene, perché ne dicevamo prima a cena, tutte le tue attività nel quartiere sono pro bono, perché quando il nemico andrà a chiedere cattiveria su di te non possano sparlare di te per riconoscenza. Mi sembra un ottimo piano, oltre al fatto che comunque c'è Viale Rec in via Rec, però è privata, è chiusa, io non ci posso entrare. Ora è un trisavolo. Io auspico che tu torni ad essere il Ras di Rebibbia, quindi devi avere le chiavi per accedere a Via Rec, quindi capisco questa cosa. Costano un botto le case a Via Rec. Sì? Cioè, costano molto del... C'è un'ambasciata addirittura. Di che paese? Del Ghana. Ok, eri preparato, ok. Beh, devo anche pensare al Ghana, che poteva, cioè, dal centro è partita verso, dalle istituzioni ed è arrivata alla fine della metro B per aprire l'ambasciata. Non dice benissimo della statura politica del Ghana in questo momento, tutto sommato. Però il fatto che non c'è nessuno che ambisca a essere nelle tue storie, quindi sappiamo di una parte di parenti, ok, alcuni amici in realtà non lo dicono apertamente ma hanno socialmente capitalizzato sulla loro statura nelle storie. Quelli che l'hanno fatto probabilmente di più sono quelli che ti daranno meno soddisfazione su questo tema in assoluto. C'è qualcuno invece che era così già macchiettistico che metterlo nei fumetti sarebbe stato inutile? Qualcuno di così macchiettistico
artistico? No, in realtà diciamo che ci sono persone che ancora mancano, ma è che ho idea che dall'inizio che tutti, ah, perché a me non mi metti eccetera, a un certo punto tutti hanno cominciato a capire qual era il criterio per rientrare nella grande poetica di Zero Calcare, cioè avere delle vite di merda sostanzialmente, nel senso che quando la gente in qualche modo si sistema, si risolve, diventa, trova una sua stabilità, felicità, io la espello dalla mia narrazione, come è stato per alcuni personaggi, come per esempio l'amico Supplì, che a un certo punto era la vita andava troppo bene e non aveva più spazio nelle cose che mi interessava raccontare, e quindi tutti in qualche modo si rendono conto che quando io gli busso per dire senti, vorrei che tu ci fossi come prossimo personaggio, vuol dire che io sto giudicando la loro esistenza in qualche modo allo sbando in quel momento, e quindi nessuno ci tiene particolarmente a essere inquadrato, però poi lo accettano tutti di buon grado, devo dire, quelli a cui l'ho chiesto. Sento il bisogno di fare un distinguo per il pubblico, perché proprio perché potrebbe restare questa serata, non negli annales, però consultabile, il fatto che prossimamente ti concentrerai di nuovo un po' più di prima sull'amico cinghiale, non è perché la vita gli vada di merda, è perché serve il personaggio, no? Cioè, manco gli va benissimo, ho detto tra noi, eh? Mi ha mandato un messaggio adesso dicendo sto a Roma finalmente senza figli e con la macchina, vediamoci. Sposato, sto a Torino, mi dispiace. No! Quindi insomma, non lo so. Questo porta al tempo che non lo vedi a più di 2 anni. È un botto di tempo perché lui non abita più a Roma. Però diciamo nelle cose in cui comparirà sarà un mischione di alcune cose vere che gli sono successe e alcune mi serviranno, il suo personaggio come archetipo narrativo mi servirà per qualcos'altro. Però questo mi fa sorgere un dubbio. Ha senso che ultimamente non ci fosse perché vive lontano, non l'hai visto per un sacco di tempo e prima l'hai visto molto poco e sporadicamente. Quindi per il tuo bisogno non di realismo assoluto ma di ancorarti alla realtà, cinghiale lontano dalle storie. Però quando qualcuno c'ha la vita allo sfascio, tu li metti nelle storie, ma non sempre li racconti allo sfascio, quindi sei tu che sei un meschino e li vuoi solo sofferenti quando fanno i comprimari nelle tue storie. Scusa, fammi un esempio de... Supplì non è sempre sofferente nelle storie, quindi quando c'era tu sapevi che stava male. È vero, sì, ma è ovvio, è chiaro che... Sì, li punisco per il fatto di essere felici. Questa cosa però ha qualcosa di drammatico comunque, cioè ci rifletterei, sono 80 euro. Nel senso, e guarda che ti ho fatto una seduta in 10 minuti. Perché oggettivamente è vero che non vuoi raccontare felicità, ci sta questa cosa, la poetica, però tutto sommato sono sempre dei personaggi che ne sanno una più di te, del tuo personaggio, nelle cose. Quindi è scaramanzia la paura di essere felici? No, ma io non mi piace raccontare delle storie particolarmente felici, intanto perché penso che non siano interessanti per il mondo, e poi perché quando io vedo una roba, quando io leggo, guardo un film dove tutti soffrici, rosico comunque, cioè mi fa paura del culo, vado avanti veloce quando la gente ride, quindi insomma non mi piace proprio quella roba. E sì, no. Questa roba è tristissima, sto ridendo perché sto cercando di entrare nel tuo mood, cioè ridere di te perché parli di infelicità. Per tutto un periodo andavo avanti, cioè ho smesso di vedere Shameless perché scopavano troppo, e se andavo avanti veloce alla fine non vedevo, cioè nel senso mi avanzava 2 minuti a puntata, quindi però... Madonna, che puritano comunque. No, ma perché erano periodi a me in cui sta roba mi faceva rosicà perché magari mi ero accannato, cioè non... Ok. Sì, non mi picchiare. No, è che... Ci sta, comprendo. Però questo è problematico perché ti priva di tutta una gamma di cose. Quindi quando ti succede, tu dici sempre che non vuoi fare il pippone emo e stai molto attento a chi metti in bocca certe spiegazioni, certe sensazioni. Quando ti succede? Perché tu comunque, anche le tue storie più... quella che parla del caso di Ugo Russo, termina con un... timidissimo afflato di speranza, quindi tu comunque nella curva discendente verso gli inferi dei tuoi racconti, anche quelli di realtà, termini sempre con uno swoosh della Nike in qualche modo, cioè c'è una leggera inversione di tendenza emotiva, quindi tu vorresti il lieto fine.
Allora, in realtà c'è una differenza tra le storie private, intime e le storie politiche collettive, nel senso che comunque vengo da una formazione che è politica e che è anche militante e che e tu non puoi fare politica se pensi, cioè non c'ha senso fare, provare a fare delle cose. Poi quando intendo politica non intendo partitica, intendo anche soltanto a livello di quartiere, di associazionismo, dei centri sociali, di cose dal basso, eccetera. Sono tutte cose che tu non puoi fare se non pensi che queste cose possono avere un impatto sulla realtà. Certo. Quindi in realtà ogni volta che parlo di qualcosa di collettivo, per formazione proprio mi viene da dover comunque individuare una possibilità soluzione. Che quella roba ci abbia una soluzione, se no allora tutto per il peggio e basta e nessuno dovrebbe fare niente per provare a cambiare le cose. Invece per quanto riguarda le cose, le dinamiche individuali, personali mie o anche spesso del cast che racconto eccetera, devo dire che sono molto più pessimista, nel senso che sono una persona, comunque sono una persona, se sarà capito porco due, che sono una persona crepuscolare e comunque mentre io posso sperare che delle cose cambino eccetera, poi nelle vite di chi c'ho intorno comunque devo fare i conti con la realtà, nel senso che ci stanno delle persone che si sono risolte bene, da paura, bene per loro, però ci stanno un sacco di persone che si sono attorcigliate su se stesse, ma io lo dico senza giudizio, nel senso che io mi considero una di quelle persone che in parte sta attorcigliata su se stessa e che a un certo punto, andando avanti negli anni, gli si sono cominciate a chiudere delle porte dietro di sé, davanti quelle che ci stanno sono sempre di meno, e quindi in qualche modo non è che ci stanno tantissimi margini per essere speranzosi, ognuno su una questione diversa. È ovvio che se io adesso non fossi speranzoso sul fatto di poter morire non sotto un ponte sarei un cretino, perché è ovvio che quel tema in questo momento non è uno dei miei temi, a meno che non me magno tutto per la ludopatia che non ho, però per il resto insomma è difficile che io crepo sotto un ponte. Però ci sono un sacco di cose invece su cui io mi sento un fallito, un irrisolto, su mille robe eccetera, e amici miei ce l'hanno ognuno in un tema diverso, ecco. Tu ieri a porte chiuse, e ora spiattelliamo, hai raccontato di aver passato nella tua vita in totale 48 ore in Giappone e sei asceso in montagna al tempio che serve a garantire prosperità negli affari. Ora, effettivamente ha funzionato per quanto... Ma non sapevo che era per gli affari, pensavo, che era, che era per le altre cose, adesso mi sto maledicendo. E invece, comunque abbiamo saputo ieri questa cosa e ci siamo detti, in effetti, cioè, quella parte è andata bene, però forse dovevi fare altri pellegrinaggi. Sì, devo cercare un altro monte. Torniamo, andiamo a cercare altri templi, potrebbe servire. Va bene, senti, credo che abbiamo fatto un excursus strano. Ultimamente, quando vai a concerti, hai un cast ricorrente di personaggi che vengono con te. Quando me li racconti, e credo che tu edulcori molto i racconti, sì, mi sembrano molto. Sono già dei tuoi personaggi. Essi, che resteranno nell'assoluta nebbia in questo momento, questo è il massimo di esposizione che darò mai loro, hanno mai velatamente espresso il desiderio di comparire come individui o come crew? Allora, sto pensando, non particolarmente, perché in realtà, vabbè, la gente viene dal mondo del punk. La cosa che è molto bella del mondo del punk è che c'ha un sistema di valori che è completamente rovesciato rispetto al resto. C'ha tutto quello che, per esempio, a una persona più o meno normale la renderebbe orgogliosa o renderebbe orgogliosi i propri genitori, tipo che ne so, è stato intervistato in TV, sta sulla copertina di un giornale, una roba del genere. Questa roba nel punk è un abominevole motivo di vergogna, e per cui sono tutte cose che io vivo cercando di nasconderle, cioè spero sempre che nessuno dei miei amici veda che magari sono stato intervistato a quel programma o che c'è stata una foto mia su un giornale, una roba del genere, e quindi
quella roba lì, perché nel punk diciamo il prestigio si acquisisce con cose di tutt'altra natura, che vanno, non è manco il saper suonare, anzi è magari quanto tu ti diciamo investi nella costruzione della scena, quindi quanto organizzi, quanto partecipi alle cose eccetera, quanto meni, che comunque rimane sempre un motivo assolutamente di rispettabilità, ma di sicuro non quanti libri hai pubblicato o quanti libri hai venduto, non è quello il tema, e quindi tutto quel mondo lì non ha nessun tipo di soggezione verso quello che faccio e non hanno nessuna particolare interesse a comparire nei fumetti miei. Questa è una risposta molto buona. Prima di sentire se c'è qualche domanda dal pubblico, sento che ogni incontro su questo cast di personaggi devo esplorarne uno di quelli oscuri. Stasera faremo uno shout out a un amico comune e parleremo dell'amico Faggiano. Che è in contraddizione. Io ho il terrore sempre che un giorno esco fuori la questione di Paturnia, io devo parlare di orribili. No, sono okay. Stato bravo stavolta. Bene, grazie. Allora, però, l'amico Faggiano Imperiale è un po' un'eccezione rispetto a quello che hai raccontato prima, e non volevo coglierti in contraddizione perché la so la tua metodologia, perché in realtà apparso la prima volta in uno degli shorts di Rebibbia Quarantine come personaggio estemporaneo che aveva facoltà per la sua professione di circolare quando gli altri no. In realtà uno che, come ti chiedi sempre tu, come va la tua vita dall'ultima volta che ci siamo visti, con alti e bassi, però si sta risolvendo in una maniera mirabile. Vogliamo sputtanare costui, che tanto... Bah, si sta risolvendo nel senso che il suo mestiere, che è l'editore, diremo, ma non diremo di cosa. Ma credo che lui sia molto contento se lo diciamo. Comunque. Però se dico che non sa legge, magari no. Quindi, ma non è vero. Sì, noi lo chiamiamo l'editore che non ha mai letto un libro. Quindi, però, gli si sta sicuramente... Cioè, comunque sta imparando a fare quel lavoro. Quindi, tutto sommato, quella roba si sta un po' strutturando. Cioè, nessuno di noi avrebbe mai pensato che avrebbe potuto fare questo. Cioè, io ero convinto che lui aveva scelto di fare questo mestiere perché pensava che così non doveva lavorare e lavoravano gli altri. Invece, lui si è reso conto che si fa un bucio di culo e devo dire che se lo sta facendo in maniera encomiabile. Però non è che credo che... lui come individuo poi se stia particolarmente risolvendo, credo che lo troveremo tipo in cronaca nelle stragi di massa. Allora posso dire che i messaggi che mi scrive di solito sono lamentazioni nei confronti degli autori che contengono delle efferatezze verbali che spero sì. Mantenga nella sfera privata, no? Ma secondo me è tanto così dallo scavallare dallo sbrocco. Beh sì, a un giorno ordinario di follia, come cazzo si chiama. Sì sì, assolutamente sì. Un giorno entrerà da McDonald's dicendo vorrei la colazione, sono le 10:58 e avrà il fucile a pompa in mano probabilmente. Credo di sì. Quindi l'avevi usato originariamente solo perché faceva l'editore e quindi avendo il codice Ateco 59.11 poteva uscire di casa durante il lockdown. Sì, ma lui è uno di quelli, è in realtà un altro di quelli, mo non so, forse nessuno di voi giustamente ha idea di chi io stia parlando, ma se qualcuno ha visto le stories fatte durante il Festival di Venezia, per la prima volta c'era una voce che non era la mia, che era quella del professor Cecco, e che tutti pensavano che fosse Valerio Mastandrea, perché la gente pensa che io ho un solo amico che è Valerio Mastandrea, e quindi dico, ah grande Valerio, dico, raga, non è Valerio Mastandrea, è un amico mio, è vero, è Valerio Mastandrea, raga, porco due, non c'ha la stessa voce, io frequento anche altre persone, e niente, però evidentemente... Professor Cecco, che è un personaggio dell'Enciclopedia Calcarea, è un personaggio di contorno in Cobane Calling, in Questo mondo non mi renderà cattivo... Quando Zero Calcare è all'aeroporto e dice ah, ma sto andando in Siria, è quello che gli fa notare l'orologio, credo che abbiamo esaurito le sue, sì. Ed è quello che è famoso perché la frase sua, il suo Giuda ballerino per Dylan, per il professor Cecco è lo sai che il cazzo mio sa dementa. Sì, è un intellettuale. Ce lo fa davvero? Sì. Sì, nel senso che adesso in questo periodo un po' meno, ci ho avuto... una fase, e non dirò in gioventù perché comunque 5 anni fa c'era comunque 50 anni, quindi insomma non era proprio un ragazzino delle medie, ecco, e comunque che ogni volta che tu dicevi ah no in un discorso ah, vabbè, ma tu lo sai no che il cazzo mio sa dementa, era una cosa che lo faceva ridere tantissimo, tutti noi ridevamo tantissimo tranne quando eravamo noi ovviamente quelli a cui veniva scherniti detto, da scherniti questa cosa. In questo modo e niente, questi sono i salotti buoni che frequento.
Ci siamo anche detti che se in futuro ci fossero altre occasioni di guest vocali, gli diremmo: a questo punto hai fatto le recensioni a Venezia, vieni a fare un ruolo. Ma perché lui funziona benissimo, cioè lui quando racconta... professor Cecco, questa è l'ultima cosa, spero che non lo veda mai perché è una cosa carina che vorrei dire e mi imbarazzerebbe se lui la vedesse, è che è esattamente il tipo di persona che a me mi fa un botto ridere perché è capace di... switchare su registri altissimi, nel senso che lui ha una memoria non è fotografica, però qualsiasi cosa lui vede se la ricorda, è capace di riutilizzarla al bar, è idetica, sì. Quindi sa tutte le questioni dei fanoni, dei grossi cetacei, di tutte queste cose assolutamente insensate, e però poi c'ha un umorismo di un ragazzino delle medie di San Basilio, quindi il fatto di riuscire a switchare in queste cose è esattamente quello che a me mi sarebbe piaciuto fare con i fumetti, quindi secondo me lui c'ha tutto il diritto di stare anche proprio senza bisogno che di essere mediato da me all'interno della roba mia. Sì, infatti io credo che lui e altri membri della crew siano probabilmente una fonte di ispirazione più profonda di quello che credi. Sì, è vero te li tieni per quello in fondo, perché per il resto vi imbarazzate a vicenda in qualche modo.